Sono con un mio grande amico, Alessandro Meluzzi, che mi sta raccontando delle cose sconvolgenti che vorrei far sentire a tutti voi e quindi lascio la parola a... Ciao Alessandro. Carissimo Guido, eccoci qua. Ma mi ridici le cose che mi stavi raccontando sulla mafia nigeriana e sui fatti di Macerata? Ma... Allora, cominciamo dai fatti di Macerata, che sono la cosa più terribile e più semplice, nel senso che questa povera ragazza attirata in una casa da uno spacciatore, anzi da un gruppo di spacciatori nigeriani, a mio modo di vedere sicuramente violentata, sicuramente uccisa, come anche si evince dai primi dati della perizia, certamente non di overdose, e comunque di questo non troveremo mai una prova, e che è stata sezionata, come ha detto il medico autoptico, anatomopatologo, con una perizia che avrebbe richiesto allo stesso anatomopatologo 10 ore di lavoro con gli strumenti di una camera settoria. E quindi io credo che si sia trattato di un evento che purtroppo si collega a cose che nella prassi della mafia nigeriana sono tutt'altro che rare, tipo per esempio il cannibalismo rituale. Il fatto che non ci sia il cuore e il fegato ha come ipotesi probabile, secondo me, quella che, come avviene in alcuni ristoranti specializzati di Benin City e di Lagos, il cuore è stato mangiato. Perché mangiare il cuore della vittima è uno strumento del mafioso nigeriano per acquisire forza, potere, coraggio, secondo delle pratiche rituali cannibaliche che fanno parte dei rituali, per esempio, degli Axel Black o degli Eyes, cioè di sette Yoruba nigeriane che stiamo importando massicciamente da noi, che arrivano con i barconi e che oggi già hanno il monopolio in Italia dello sfruttamento della prostituzione minorile nigeriana, dello spaccio degli stupefacenti al minuto, a cui le mafie più titolate dell''Ndrangheta e di Cosa Nostra stanno lasciando il controllo dello spaccio al minuto, basta vedere cosa accade nelle città. Per non parlare poi dello sfruttamento dell'accattonaggio, quegli innocui mandinghi che vedete con un cappellino da baseball che raccolgono soldi fuori dai supermercati, dei negozi, sono taglieggiati raccogliendo 100, 200, 300 euro al giorno. E vogliamo parlare della tecnologia delle truffe online che provengono dalla Nigeria, che sono una quantità. Chi non ha ricevuto una comunicazione di aver avuto un'eredità che basta versare una cifra su un conto di Lagos per averla riscattata? È chiaro che ci siamo di fronte ad una criminalità terribile, pericolosissima, a mio modo di vedere la più pericolosa del mondo, persino più della mafia cinese che si occupa di questioni più controllate, e che noi stiamo importando tranquillamente e come se fosse una cosa innocua in Italia, arrivandone migliaia. Dove sono finite quelle povere ragazze, quelle 26 ragazze arrivate morte nel porto di Salerno, minorenni destinate alla prostituzione in strada, che a mio modo di vedere quasi certamente sono state uccise prima dello sbarco, non per una feroce soltanto gratuita, ma perché non era ben chiaro a quale mercato interno dovesse essere attribuite, esattamente come delle bestie da macello. Ecco, io sono stupito che i grandi guru dell'antimafia, i Saviano, i Caselli, i Don Ciotti, che valorosamente si battono contro le vecchie mafie, Cosa Nostra, la Camorra e l''Ndrangheta, non siano preoccupati della mafia del futuro. Non capisco perché. Perché politicamente è scorretto occuparsi della mafia nigeriana perché sono africani? Perché, come dire, contraddice un certo migrazionismo spinto che vuole distruggere l'Europa e l'Italia con questa terribile migrazione afro-islamica, che non è soltanto afro-islamica però, ma è criminale. E se noi non poniamo fine a questa cosa saremo travolti. Perché è persino difficile per quelle questure intercettare la lingua Yoruba o la lingua Igbo e quindi è difficilissimo fare indagini. Trovo che la vicenda di Macerata sia emblematica perché dimostra come, se si usa il doppio pesismo del politicamente corretto, mentre non ci sono dubbi nel condannare Bossetti, nel condannare Buoninconti, nel condannare persino il povero Rudy Guédé, nel condannare padre Grazien di Caraffaello, nel condannare Sollecito e poi liberarlo 4 anni dopo, in questo caso andiamo con i guanti di velluto su un gruppo di spacciatori feroci nigeriani dicendo che forse non l'hanno uccisa. Quando sono stato trovato, quando per Bossetti è passato uno schizzo di mezzo DNA per condannarlo all'ergastolo e quando ne abbiamo trovato sangue, accette, strumenti, il corpo fatto a pezzi e chi l'aveva fatto a pezzi. E stiamo a discutere se è stata uccisa. È pura follia. C'è qualcosa di ideologico, di folle, di pseudo buonista, di doppio pesista, di terribile, e il doppio pesismo ci distruggerà. Ma la cosa che mi ha sconvolto, scusa, ma è sta storia. Cioè, secondo te questi potrebbero averla uccisa e mangiata? Ma è normale, nei riti della mafia nigeriana, per chi lo conosce, questa cosa non è una cosa eccezionale, è una cosa quasi normale, direi. Cioè, mangiare il cuore della vittima uccisa è tutt'altro che eccezionale.
Basta vedere i dati criminologici, antropologici delle radici di questi gruppi, che sono delle sette che nascono persino nel mondo universitario nigeriano con dei riti paramassonici tipo School and Bone, combinati col più feroce tribalismo. E non parlatemi, come dire, della contrapposizione tribalismo contro fascismo, perché sembra veramente di sentire i vecchi orrori davanti al centro contro gli opposti estremismi. Cosa c'entra il fascismo, che è un fenomeno storico passato, con una minaccia feroce di una criminalità scientifica e spietata che distruggerà il paese? Grazie, grazie.